Un'altra domenica mattina con Radio.0 Live, Crazy Love Television, al feudo di Cepaloni, il complesso turistico più bello in assoluto del Sannio, la perla bianca del Sannio. E allora seguitemi perché vi porto alla scoperta di questo complesso turistico straordinario. Y su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en la silla, así ponía el mundo a girar. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más. Ser modelo y conquistar Nueva York. Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show. Conosciamo un po' di amici che frequentano il feudo, guardate la telecamera però, i vostri nomi, i nomi. Ciao, Arcangelo. Antonietta. La vostra provenienza? San Felice Cancello. San Felice Cancello. Ragazzi, ma com'è qui al feudo? Bellissimo. Si sta bene, divertente. Tranquillità, va bene. Ritornerete? Sì. Certamente. E allora fate un bel saluto ai nostri amici che ci guardano. Incontriamo ancora un po' di amici del feudo, ragazzi. Guardate la telecamera, i vostri nomi. Ciro. Raffaella. Provenienza? Uniti per sempre. Uniti per sempre, questo è importante. Importantissimo. La provenienza? San Felice a Cancello. Anche voi San Felice a Cancello. Sì, sì. Com'è il feudo? Bellissimo. Salutate. Ciao. E mentre c'è chi si scatena in piscina, c'è anche qualcuno che viene qui per stare bello rilassato. Il tuo nome? Certo, Francesco. Francesco, la tua provenienza? Vengo da Napoli. Da Napoli sei venuto qui, si sta bene, un ambiente, vedo che sei anche con i bimbi, un ambiente davvero pulito anche per le famiglie. Bellissimo, davvero, rilassante, tutto perfetto. Quindi lo consiglio a tutti i nostri amici. Vivamente, vivamente. Ancora amici e amiche del feudo, vedevo lei che si scatenava in acqua, il tuo nome? Francesca. Francesca, la tua provenienza? Benevento. Ah, quindi giochi anche tu in casa. Francesca, avete a Benevento, a Cepaloni, questo posto che è straordinario. Certo. Quindi non c'è bisogno di andarsene al mare, qui si sta benissimo. Venite qui al feudo. Lo consigli sia ai giovani che anche alle famiglie? Certo. Io dico sempre che il feudo è un vero e proprio villaggio turistico, un complesso turistico, tant'è vero che c'è anche l'albergo e qui ci sono gli ospiti dell'albergo, i vostri nomi? Giorgio. Giorgio è? Margherita. Provenienza? Napoli. Napoli, voi vi siete fermati nell'albergo del feudo? Sì. Ragazzi, come si sta qua? Una favola. Quindi no, così a volte le persone fanno chilometri, cioè direi di chilometri per stare in un ambiente con relax e divertimento, qui invece... è uno sballo. E qui al feudo incontro anche una collega che durante la sua tournée estiva trova spazio per rilassarsi al feudo. Oh, Raffaella. 5 minuti, buongiorno. Ciao Raffaella, ben ritrovata. Ci siamo ritrovati a distanza di qualche settimana, prima super inviata per Radio.0, adesso a rilassarti qui al sole. Ah, quindi adesso vediamo proprio chi è l'inviata di Avellino, la più bella di Avellino. Ecco, come dicevi in radio? Che ero la più bella di Avellino e provincia, per cui... Ma non sono venuto qui per parlare di te, ecco, ma per parlare del feudo. Benissimo, dai che c'ho tutto quello che vuoi sapere, te lo posso...
tu conosci questa struttura alla perfezione? Alla perfezione, esatto, perché io questo inverno, poiché il feudo ha organizzato un talent show bellissimo, io ero la giurata preferita tra tutti i cantanti, perché ero quella che praticamente li eliminava tutti. Raffaella Maionchi? Esattamente, Antonio Calabrese mi ha nominato la Maionchi del feudo. Raffaella, lo consigli questo posto ai nostri amici? Assolutamente sì, assolutamente sì, un posto bellissimo, tanta bella gente, ma soprattutto con un'organizzazione proprio alla perfezione. Io ritrovo con piacere Piero, il proprietario, uno dei proprietari della struttura, Piero, alle nostre spalle il pubblico del feudo che si diverte come ogni giorno. Sì, qua è il divertimento di casa, ciao a tutti gli amici di Crazy Love. Venire al feudo è un divertimento, si rilassa, si sta bene, si sta tranquilli, come vedete ci diverte ma si sta anche bene. Piero, questo è un vero e proprio complesso turistico, aperto 24 ore su 24, tanti eventi e tante serate. Io ho saputo che c'è un'esclusiva per 3 giorni di festa del feudo. Sì, questo fine settimana qui, venerdì, sabato, domenica, abbiamo fatto la mega festa della birra. C'è stato un sacco di gente, ci siamo divertiti, ballato, bellissimo. La settimana prossima c'è un grande evento, la Sagra della Paella, un'esclusiva a livello regionale che facciamo solo noi. E c'è questa Sagra della Paella, un prodotto tipico spagnolo che è buonissimo e abbiniamo con dei vini e con qualcosa di particolare. È vero, quindi la Sagra della Paella esclusiva del feudo, come esclusiva è la ristorazione. Voi avete degli chef veri e propri, chef che cucinano benissimo. Ma un pranzo completo costa solo 8,50 euro. 8,50 euro. Sì, per quanto riguarda la piscina abbiamo un menù fisso di 8,50 euro con un primo, un secondo, un contorno e acqua. Comunque per agevolare tutti coloro che vengono in piscina, per fargli fare il bagno comunque subito dopo che hanno mangiato, per non farli gonfiare, comunque buona ristorazione oppure una buona pizza con 4,50 euro, pizza, ecco, e appunto, acqua. È uno dei pochi complessi, se non l'unico, che ha la pizzeria in funzione anche a mezzogiorno. Sì, abbiamo la pizzeria in funzione anche di giorno, come ho detto prima, con 4,50 euro si può mangiare una pizza o una bottiglia d'acqua, con 1 euro in più, un supplemento, si può prendere la bibita. Piero, io ti ringrazio, continuo a girare perché sono tanti gli amici del feudo che dobbiamo far conoscere ai nostri amici che ci guardano da casa. Allora, ciao a tutti gli amici di Crazy Love, vi aspettiamo qui. Da notare che qui al feudo c'è anche il maneggio con bellissimi cavalli. Io e il mio amico Antonio stiamo facendo un giro a cavallo. Antonio, ti posso fare una domanda? Anche due. Perché ti hanno dato il pony a me, lo stallone? Antonio, facciamo i seri, venga qui Antonio e facciamo i seri. Naturalmente queste sono le giostrine, ma c'è davvero il maneggio? Assolutamente sì, 4 belli stalloni che potete tranquillamente... 6? Sono in casa. 4 là e 2 qui. Antonio, sei il direttore artistico del feudo, io ho parlato già con Piero di alcuni eventi importanti come un'esclusiva quasi nazionale, la Sagra della Paella, non si è mai sentita, la facciamo qui, la fate qui al feudo, ma ci sono anche altri eventi. Noi abbiamo degli eventi esclusivi, unici, che sono direi il feudo della Perla Bianca nel Sannio. Come giustamente ricordavi, c'è la paella, la Sagra della Paella, c'è attualmente la Festa della Birra, tutti quanti gli eventi che si susseguono qui fino a inizio settembre, quindi fino a stagione estiva ultimata, ma poi tutte le sere, è una cosa importante che oltre il garden, oltre che la pizzeria e la ristorazione, funziona come eventi Caveglia Arena. Ci sono lezioni di salsa, baciata e merengue gratuite. Ci sono le serate di balli di gruppo con la braciata, c'è il giovedì bambini, quindi la serata baby baby, la grande serata di salsa, baciata e merengue, il caraibico protagonista del venerdì sera. Il sabato sera si balla sui tavoli, quindi trasformiamo questa struttura come una vera e propria Caveglia Arena, spettacoli e taverna soprattutto, con un ambiente del tutto esclusivo. La domenica sera a bordo piscina c'è l'Happy Hour. Spiegami. Clubbing, musica di house, live sax, free buffet e tanto tanto beverage. Tanti sono gli eventi da vivere all'interno di Relay il Feudo, all'interno della nostra bellissima arena spettacoli, la Caveglia Arena. Abbiamo anche la Festa della Birra in corso. E quest'oggi vogliamo intervistare qualcuno che ha assaggiato quello che è il nostro prodotto all'interno della Festa della Birra. Buongiorno, come state? Com'è la birra all'interno di Relay il Feudo? Ma non si sente niente, scusate, ma lo può dire? Ah, ho sbagliato, scusate. Ma lei già ne ha bevute 4-5 di birre, eh? Stavo bevendo il microfono. Può capitare. Comunque c'è la Festa della Birra qui. Le date? 15, 16 e 17. Un po' di birra? Crazy Love Television.